galee dei pirati, arrivarono di notte. Non v'erano torri di guardia, nel piccolo borgo di Chiaia, e nessuna sentinella diede per tempo l'allarme. Era il 25 maggio 1563. I turchi sbarcarono sulla spiaggia, e si diressero velocemente verso Palazzo Avalos del Vasto, nell'attuale Via dei Mille, i cui giardini, all'epoca, arrivavano fino alla riviera di Chiaia. A guidarli era il leggendario pirata Uccialì, il cui obiettivo era seminare il terrore, e saccheggiare il borgo, ma soprattutto, sequestrare la bella Marchesa Maria d'Avalos d'Aragona, una nobildonna assai nota in città per le rappresentazioni teatrali che organizzava nel suo palazzo e alle quali era solita invitare i ricchi nobili e i rampolli di bella famiglia. Ma i saraceni, al comando del terribile pirata, non trovando la marchesa, per ritorsione, sequestrarono una ventina di persone, tra le quali l'intera servitù del palazzo, pare, con la complicità di un servo infedele. I pirati si diressero a Nisida, portandosi dietro i prigionieri da dove furono liberati solo dopo lunga trattativa condotta dal duca d'Alcalà in persona, che allora abitava nel palazzo Colonna di Stigliano, e il pagamento di un riscatto. Poche ore dopo l'attacco nel borgo di Chiaia, all'alba del 26 maggio 1563, il viceré duca Alcalà, testimone diretto dell'incursione, decise di costruire una torretta di avvistamento, la torretta di Chiaia, come da allora in poi fu chiamata, che vide la luce nel 1564, e per lungo tempo, segnò il punto di biforcazione tra la strada della Grotta di Pozzuoli, cioè l'attuale via Piedigrotta, e quella di Mergellina. A differenza delle altre fortificazioni erette lungo la fascia costiera del Regno di Napoli, per arginare le frequenti incursioni saracene o corsare, non fu quasi mai utilizzata. Però rimase a presidio del territorio, e baluardo della supremazia cristiana, per lungo tempo ancora. Solo in seguito, divenne una casa di delizie, ma anche un luogo di prostituzione, mentre tutt'intorno sorgevano case di pescatori. Per la pagina Facebook, Napoli Capitale, Storia, Folklore e Leggende.